la parola l'onorevole Virginiangelo Marabini. Molto convinto, è difficile prendere la parola e raccontare ancora quello che si può raccontare attorno ad un uomo che ha fatto un pezzo di storia qui a Imola e nell'intera regione. Siamo nel salone delle feste di Palazzo Sersanti. Quando io ero un ragazzo qui si svolgevano grandi feste, il signore d'Imola, i soci del Sersanti festeggiavano il carnevale, l'ultimo giorno dell'anno e altre ricorrenze. Oggi noi festeggiamo, oggi noi siamo in festa, perché ricordiamo un uomo che ha fatto tanto per la nostra città ed è stato un punto di riferimento per tutti, per noi che lo abbiamo seguito idealmente politicamente, ma anche per gli avversari politici, che ne aveva e ce n'erano tanti. Perché vedete, io passo una stagione bellissima della mia vita, anche se è la stagione del tramonto, però mi ricordo sempre una frase del Cardinal Mercaro, una volta in udienza, quando ero segretario provinciale della Democrazia Cristiana dell'intera provincia di Bologna, e mi disse: ricordati che la vecchiaia non è una brutta stagione, perché le passioni scompaiono, i problemi economici non esistono, perché ormai se non li hai risolti, le ambizioni non esistono più, quindi io mi trovo in una stagione molto bella. E io ripeto questa frase perché vedo qui tanti miei amici, di amici che hanno parlato ripetutamente con Casoni, siamo in pochi, siamo in due o tre, vedo Tonino Caranti là in fondo, Don Guido che è scritto, quindi abbiamo un privilegio, il privilegio dell'età, non so se si possa chiamare privilegio, ma comunque è il privilegio dell'età. E poi vedo anche degli avversari politici. Gollini era un avversario politico, ci siamo incontrati la prima volta nel 1956 quando io fui eletto consigliere comunale per la prima volta. Quanti anni sono passati? Più di 60 anni, io dico. E pensate che allora io ero un ragazzo, noi eravamo ragazzi e Casoni rappresentava la parte anziana, la parte dei vecchi. E quindi devo dire con tanta schiettezza che ci sono sempre stati gli scontri tra giovani e anziani, soprattutto nella comune politica. Guai se non ci fosse stato. E quindi anche con Casoni avemmo delle discussioni, avemmo delle contrapposizioni, avemmo delle preferenze personali diverse, ci sono stati momenti, questo lo dico perché è storia, ci sono stati momenti di forte tensione anche con l'onorevole Casoni quando si ritirò spontaneamente dalla vita politica per motivi di salute. E lui preferiva un certo candidato come suo successore. E noi giovani invece avevamo già scelto un altro candidato. Nella mia testimonianza che ho fatto qui all'amico Tampieri, che ringrazio per essere stato fedele per quello che ho detto in una mattinata, presente anche l'onorevole Bruno Solaroli, che mi presero in contropiede, ma avendo ancora una buona memoria, risposi sempre, spero, a tono, almeno per quanto riguarda i tempi e le date. Ebbene, io ricordo per il 1953, quando ci doveva essere la successione, ci furono momenti di grande tensione.
mi ricordo in un'assemblea nella sala Benedetto XV in Palazzo Monsignani. Il Palazzo Monsignani era considerato l'anticomune, nel senso cioè che nel comune c'era il potere e c'era il potere della maggioranza, in Palazzo Monsignani c'era il pluralismo del cattolicesimo milanese, con tutte le sue sfaccettature. E ricordo quella sera, mestamente, l'onorevole Casoni uscì dall'aula quasi afflitto per questa che non era tanto una sconfitta, ma era una posizione diversa, perché ritenevamo che il candidato migliore per quella competizione elettorale, che fu poi una competizione elettorale dove ci furono molti morti, la legge cosiddetta maggioritaria, io non l'ho mai chiamata legge truffa, perché oggi anche gli ex comunisti sono arrivati e in che modo anche a sostenere la legge maggioritaria, il premio di maggioranza. Ebbene, beh, insomma, ci furono momenti di grande tensione che furono recuperati lentamente attraverso una pazienza enorme da parte soprattutto di un uomo che io qui stasera voglio ricordare, perché è sempre stato un casoniano di ferro, il dottor Laerte Poletti. Il dottor Laerte Poletti fece da tredunion tra i giovani di allora e la parte più anziana. Comunque si recuperò questo bel rapporto ancora con Casoni, e io ricordo che nel 1960, scusate se faccio dei riferimenti personali, ma stanno dentro alla piccola storia di Imola e di Bologna. Ricordo che fui eletto consigliere provinciale nel 1960 e Casoni era l'antiprovincia per eccellenza, soprattutto perché c'era anche un rapporto di grande tensione con l'allora presidente della provincia, un grande galantuomo, l'avvocato Roberto Vinto. C'erano stati probabilmente degli screzi anche durante il periodo della lunga vigilia, c'erano state anche delle gelosie di carattere professionale. L'avvocato Vigli aveva portato qui uno studio a Imola, anche da Bologna, e di conseguenza i loro rapporti sono sempre stati rapporti molto tesi. E dopo 6 mesi che ero eletto in consiglio provinciale, ebbi una convocazione da parte dell'onorevole Casoni. Io non ero più il ragazzo timido di una volta, perché la politica è una grande scuola. Ecco perché io dico sempre ai giovani: impegnatevi nel pubblico, impegnatevi nella politica, perché la politica fa crescere la gente culturalmente, spiritualmente, moralmente. Almeno a me è capitato così. Può darsi che sia stato un fortunato romano, non lo so, ma però a me è capitato così. E allora mi fece sedere nel suo studio, in questo studio affrescato ovunque, sia nel soffitto che nelle pareti, e mi disse: ma non sono molto contento di lei, mi dava del lei, perché lui dava del lei, dava del lei come due antichi signori di un tempo, perché lei dovrebbe fare ogni seduta del consiglio provinciale 3 o 4 interpellanze contro Bologna in favore di Bologna. Allora io lo guardai un po' stupito, poi mi mandò anche una lettera che la sto cercando, è dentro al mio archivio, però è un archivio pieno di confusione ancora, perché ho sempre detto: quando poi non ci sarò più, sarà mio figlio o qualche grande ricercatore storico che si mette a vedere un po' anche cose, lettere che ho avuto con personaggi della prima Repubblica. E mi scrisse anche una lettera abbastanza temprana. E allora io dissi: ma onorevole, un bravo consigliere non può solo fare delle interpellanze, perché
perché l'interpellanza diminuisce l'autorità del consigliere. Il consigliere deve intervenire su alcuni grossi problemi, poi sulle singole casioni, perché lo conobbi, addirittura avevo 12 anni, sto per finire, avevo 12 anni e accompagnai mio padre nel 1943 ad una riunione segreta presso la canonica del Carmine, dopo la caduta, dopo l'8 di settembre, era presente l'onorevole Milani, deputato del Partito Popolare di allora, il quale era venuto a fare un piccolo incontro quasi clandestino, anzi clandestino, praticamente io non entrai, ero troppo piccolo, non entrai nell'aula dove si fece questo incontro. E allora io dico agli amici, ne avessimo ancora di questi personaggi, io sento una grande nostalgia, poi è logico che questi sono i discorsi che fanno soprattutto le persone anziane, anche se non mi sento tale, però l'età c'è. E allora sentiamo la nostalgia di questi uomini che avevano il senso dello Stato. Erano uomini che quando dicevano una parola stavano con quella parola. Erano uomini che avevano dei grandi ideali. Erano uomini che avevano una vocazione politica. Quando per esempio io oggi ascolto, chi ha fatto due legislature, via via, benissimo, il rinnovamento passa anche attraverso queste piccole cose, ma quando uno ha la vocazione politica, la vocazione è come una vocazione politica, è come una vocazione sacerdotale, uno può fare politica fino a 90 anni, poi cambiare naturalmente, anche se, me lo dice uno che ha passato tanti organismi elettivi, concludo, la professionalità politica, la professionalità politica conta, perché oggi dentro a questo contesto sociale fortemente organizzato occorre anche un certo tipo di professionalità politica, non è sufficiente essere tecnico, occorre una sensibilità e un quid che è difficile da spiegare, che non sempre tutti hanno, ma che può arrivare tutto questo attraverso l'esercizio della politica. E allora, ecco perché io dico, è una giornata di festa, e quindi il fatto che tu, Alberto, rassomigli sempre più, è vero, dottoressa, mi sembra di vedere la fotocopia di Casone. Però io aggiungo un'altra cosa, rassomigli fisicamente, ma devi sempre più rassomigliare nella coerenza, nella passione, nell'idealità che ha avuto.